Lo United Lizzoni alla ricerca della prima vittoria interna di stagione, avversario di turno neopromossi e Cittadella Vis Modena, che hanno iniziato questo campionato col piglio giusto. Tra le sorprese, quantomeno, di questo girone, al Calbi Lizzoni è atteso la prova del 9. In settimana il presidente Cassese ha chiesto ai suoi più concretezze e meno fantasia. In arrivo il colpo in Magogu, un passato in Serie A tra le file del Carpi, protagonista della scalata degli emiliani della B alla massima serie. Ten, arbitrale, tutta sarda. Direzione affidata a Sennes di Cagliari, coadiuvato a Claudio della stessa sezione e Pisu della sezione di Oristano. Il Cittadella viene avanti con questa combinazione che manda colpo di testa Guidone, e Chiri risponde da gran campione. Sulla ribattuta Bertani si divora il possibile vantaggio, ma al secondo tentativo gli ospiti passano. Osuggi strappa palla a Barsotti, traversone del numero 21 in favore di Guidone. L'attaccante alza perfettamente il pallone, quel tanto che basta per impedire a Chiri l'intervento col guantone. Cittadella 1, Riccione 0. La replica del Riccione, tentativo sterile di Napolitano, che non reca problemi alla difesa ospite, manovrata ma non efficace, il secondo tentativo verso lo specchio della porta, tiro a giro lontano dal bersaglio difeso da Piga. La punizione di Cozzi tenta la magia della prima giornata, ma anche in questo caso il tentativo risulta impreciso. Quando il Riccione avanza, concede spazio agli avversari, in uno di questi Guidone si invola, Chiri con la mano aperta esegue un intervento perfetto mantenendo a galla i suoi. Nella ripresa il Riccione non punge efficacemente, si vede dalle prime battute quando il tentativo di casa risulta timido. Invece, quando il Riccione aziona la quinta, ecco mettere in difficoltà la retroguardia ospite. Bontempi ruba palle e tempo all'avversario, favorendo la conclusione di Ortolini, che fa fare bella figura a Piga. Si rivede Cittadella, solita combinazione Guidone-Bertani, pallone fuori d'un nulla. Pikachu, appena entrato, chiama la presa Pinga. Lo United preme sull'acceleratore, Mariani si invola sulla destra, mette al centro, ma Ortolini non riesce ad incidere come vorrebbe. Mariani, vero mattatore del match, esegue un nuovo traversone che manda in porta anziché il pallone il compagno Rossi, che impatta sì la sfera ma manda alto, e quando al photo finish il pareggio sembra cosa fatta, lo stesso Mariani, su incertezza grossolana di Pinga, non riesce a pungere come vorrebbe. Non ci crede forse nemmeno lui. Lo United ha sicuramente un conto aperto con la Dea bendata.